Allora, questo è Hank Pym. Ant-Man? Quella ormai è acqua passata. Seguitemi. Ok, quindi è questa la fonte termica che cercavamo. Abbiamo recuperato armi, robot, tecnologia IM, il necessario per costruire le nostre difese. Potresti prestarci qualche nucleo di avviamento per aiutare un elivelivolo bisognoso di affetto? Immagino potremmo metterci d'accordo. Ti ringrazio molto. Che cos'è questo posto? Lo chiamiamo il formicaio. Oh! Non l'ho scelto io. Credo sia stato un nostro hacker, un certo Tiny Dancer. Aspetta. Quindi sono tutti... Inumani, sì. Molti erano prigionieri dell'IM. Si sono ribellati davvero. Fate come a casa vostra. Dobbiamo parlare un po'. Questo luogo è più di quanto immaginassi. Oh, ehi, amica di Banner. Hai un secondo? Sei il tizio del portale. Proprio io. Tio, il tizio del portale al tuo servizio. Io sono Kamala. I tuoi poteri sono incredibili. Grazie, ma dovresti parlare con Sara. È lì avanti, accanto al grosso schermo di sorveglianza, e non vede l'ora di incontrarti. Me? Ok. Benvenuta nel Formicaio, la nostra piccola comunità di raietti. Hai parlato di noi. Siete solo tu e Kamala? No, Tony. Quindi voi due siete tornati a parlarvi, eh? Più o meno. In realtà è merito di Kamala. È stata lei a trovare il bestione. Ehi, il mio eroe! Forte questa. Ehi! Magari un'altra volta, eh? Altre ricerche sulle particelle PIM. Oh, vorrei proprio vederle in azione un giorno. Siamo costruita seguendo le specifiche di PIM. Infatti, ora se potessimo studiare l'uomo che è in grado di usare... Interessante. Eri di nuovo bloccato. Un po' meno forza stavolta. Non ne abbiamo molti a disposizione. Non sono stupida. Muovilo così, furbone.
che tipo di dolore. Salve! Ti do il benvenuto al formicaio. Io sono Ceres, la gemella di Tio. Ho gli stessi poteri di mio fratello. I gemelli dei portali al tuo servizio. Tutte queste persone qui. Non credevo esistessero così tanti inumani. E ne arrivano in continuazione. San Francisco è... era una grande città. Siete stati tutti catturati dalla IM? No, non tutti qui sono inumani. Alcuni sono amici o parenti, altri vogliono solo fare la cosa giusta. E tu? Entrambe le cose. Avresti potuto morire. È solo un graffio. Sei troppo... Sono l'unica che prova nostalgia di casa. Spioni, davvero? Hai un secondo? Ah, sei l'amica del deserto di Pim. L'IM ti ha mandata qui per spiarci? Cosa? No! Sto scherzando. Ho installato delle telecamere nei mech distrutti che c'erano nel deserto. È stato divertente guardarvi fare il culo ai cani da guardia. Grazie. Io sono Sara Garza e ci sono già parecchie voci sul tuo conto. Buone voci? Puoi dirlo forte. Ti vogliamo in squadra. Se hai del tempo libero, ho parecchie cose da fare. Lo farei io, ma non lavoro più sul campo. Non dopo lo Shield. Lieta che ci pensi un Avenger. Magnifico. Devo dire a Maddie che hai accettato. Maddie aveva scommesso che non mi avresti aiutato e ora mi deve $10, quindi grazie. Potresti controllare in quel baule dietro di te? C'è del nuovo equipaggiamento che non ho ancora avuto il tempo di guardare. Certo. Non so cosa sia, ma scommetto che Sara sarà felice di vederlo. Ehi, mi farebbe comodo una mano. Grazie mille. Nessun problema. Lieta di esserti d'aiuto. Vuoi sapere un segreto? Tutti i nostri robot sono progetti personali di Pim. Puoi trovare Roy modello B in bella vista accanto alle scale. Letteralmente. Difficile non notarlo. Ok. Ci farò caso. Benvenuti. Salve, nuovo cliente. Ha bisogno dei miei servizi? Scusa, stavo solo guardando. Perdonami. Il suo scrutinio visivo non mi disturba. Ogni traccia del mio passato è stata cancellata per motivi di sicurezza. Oh, è un po' triste.
La mia programmazione reputa inefficiente provare attaccamento a tali ridondanze. Ora solo le transazioni mi recano gioia. Quindi più compro, più sei felice? Corretto. La mia programmazione è studiata per rispondere alle sue esigenze. Trattativa completata. Sono felice. Se potessi esprimere le mie emozioni, immagino che ora dimostrerei gioia. Non spaventarti, ma la dottoressa Maddy Cho vuole vederti nel suo ufficio. Oh, cosa? La dottoressa Maddy Cho? Sono io. Passa al laboratorio e ti darò un po' di cose interessanti. Sembri una persona che vuole parlarmi. Accidenti, ma guardati! Mi piace il tuo stile. Io sono Maddy, biogenio del luogo. Non dire a Pim che l'ho detto. O a Banner. Il tuo segreto è al sicuro con me. Mi hai chiamata nel tuo ufficio? Sì, non sarò un'inumana, ma gestisco equipaggiamenti, merci e gadget. Se ti serve qualcosa per essere più veloce, forte o allungabile, farò al caso tuo. E tu cosa ci guadagni? Che sarò più intelligente di tutti. Portami i materiali giusti e ti costruirò dell'equipaggiamento da far piangere l'IM. Ho già alcuni prototipi, da pure un'occhiata. Fai con calma, io sono qui. Incredibile. Ho già l'acquolina in bocca. Posso aiutarti?
qualcosa? Al momento no, ma potresti aiutare Pim con un problemino. Controlla il tavolo strategico, ti spiegherà lui. E tavolo strategico sia! Vai a testa alta, stai andando alla grande. Credo sia arrivato il momento di mostrare all'AIM cosa posso fare davvero. Che ne pensi, Jarvis? Penso che lei possa realizzare tutto quello che si prefigge, signorina Khan. Quindi presumo che Stark vi abbia mandato a fare spese. Immagino che sia sulla chimera a cercare di rimetterla in sesto. Sì, stiamo cercando un coso chiamato nucleo di avviamento. Tony dice che potremmo trovare qualcosa di simile in un mech dell'AIM. E infatti, dovrebbe riuscire a modificarne uno facilmente. Ne abbiamo alcuni. Grazie, amico mio. Requisizione, parla Pim. Ascolto, dottore. Ho bisogno che portiate un nucleo energetico AIM al punto d'impatto della chimera. Sì, ho degli amici che stanno cercando di rimetterla in moto. Ottima notizia. Consideralo fatto. Grazie ancora, Hank. Ci sarà di grande aiuto. Lo faccio per motivi egoistici. Degli Avengers pienamente operativi aiuteranno molto la Resistenza. A proposito, l'hai creata tu? Non proprio, ma l'ho aiutata a diventare qualcosa di più organizzato. In passato l'AIM stava ficcando il naso nel tuo laboratorio di San Francisco. Mi serve un favore. Qualsiasi offerta di aiuto mi va bene. Ti ho già detto grazie. Beh, grazie, davvero. Andartene, di tornare alla tua vita. Eri a San Francisco durante le idee. Bingo, io e mia sorella. Tua sorella? E dov'è? Qui in giro da qualche parte. La riconoscerai non appena la vedrai. Quanti nuclei di avviamento! Dovremmo portarli a Tony. Ma lascerò che ci pensi, Bruce. Eri a San Francisco durante le idee. Bingo! Io e mia sorella. Saluti! Vieni qui, ci vorrà un secondo. Ehi, Avenger! Credi che sia fattibile? Fammi sapere quando hai finito, ok? Grazie. Davvero? Sei grande. Non sai quanto questo aiuterà la Resistenza.
La Resistenza ha scoperto un laboratorio di ricerca sul Terrigen in cui l'IM conduce esperimenti sugli inumani. Vogliamo recuperare tutti i materiali che stanno usando per fare ricerca. Ma prima dovrete accedere ai pod del laboratorio. Difendete il punto d'accesso principale mentre io violo il loro sistema. Attenzione, l'area sarà ben difesa. Dobbiamo prendere il controllo dei loro sistemi. Portatemi al luogo segnato sull'interfaccia. Continuate pure! Male. Ci sono dei cattivoni. Però niente male. Per superare i sistemi di sicurezza ci vorrà tempo. Tenete l'area libera, ma non allontanatevi dal punto di controllo. Serve più tempo. Non fate avvicinare i nemici. Ho superato il primo firewall. Sto facendo più in fretta che posso. Riprendiamoci, possiamo ancora farcela! Ah!
Ho quasi finito. Tenete duro. Ottimo lavoro. Ben fatto. Ora la Resistenza potrà accedere ai pod di ricerca del laboratorio. Con un po' di fortuna otterremo nuove informazioni sul progetto di ricerca sugli inumani e potremo usarle per proteggere i nostri. Che la festa cominci! Nemici in vista, gente! Questo non si rialza!
te, dottessa. Hai scelto la parte sbagliata! Tutti i sistemi attivi! Attenti! Abbiamo compagnia! È arrivata l'ora del coprifuoco! Non mi sento tanto bene! Grazie tante! Tutti i lati!
ce la possiamo fare. Bestione a terra! Ripensaci! Solo una ferita superficiale! Questo non si rialza! Finito! Bersaglio abbattuto! Qualcuno ha chiamato i soccorsi? Ehi, grazie. Dottezza. Ok, meno parole e più pugni. Possiamo farcela.
Se fossi in voi, scatterei. Addio! Il punteggio, perché mi sa che sto vincendo. Qualcuno sta tenendo!
prendo il punteggio? Perché mi sa che sto vincendo! Posino!
parte sbagliata. Questo non si rialza. Sei finito! Devo togliergli un peso dal petto! Non vi prendete una pausa? Sono stati sconfitti.
Ok, ora che abbiamo un po' di muscoli dalla nostra, credo che dovremmo colpire uno dei laboratori di test dell'IM. Sappiamo che stanno sperimentando sugli inumani in piccole comunità rurali. Vorrei mettere le mani sulle ricerche che stanno compiendo. D'accordo. Abbiamo già distrutto uno dei loro grossi laboratori nel nord-ovest Pacifico. L'archivio di Olympia. Notevole. Ci chiedevamo chi fosse responsabile della chiusura di quel laboratorio. Grazie. Non abbiamo ottenuto molte informazioni, ma forse ora potremo trovarne di più. L'IM sta costruendo basi in vari paesi delle campagne occidentali. Sospettiamo che le utilizzino come laboratori per effettuare esperimenti sugli inumani catturati in zona. Non posso credere che stia succedendo proprio sotto il naso del governo. Hanno molto potere a Washington, nonché legami finanziari con tutte le maggiori corporazioni. L'IM ha avuto 5 anni per mettere radici. Non sarà facile abbatterli. Beh, bisogna pure iniziare da qualche parte. Tocca a noi sistemare le cose. Parli proprio come un Avenger che conoscevo. Benvenuti a Venture Ridge, nel Wyoming. Questo era uno dei numerosi centri di detenzione IM per inumani prima che costruissero la prigione. Dopo il trasferimento, buona parte dei residenti sono stati evacuati. In città incontrerete principalmente pattuglie dell'IM. D'accordo. Occhio alle pattuglie dell'IM. Non vi accoglieranno a braccia aperte. Con un po' di fortuna potremo ottenere informazioni e fare luce su quello che stanno facendo agli inumani. Vi ho segnato la struttura sull'interfaccia. Attenzione alle pattuglie. Grazie mille. È il minimo che potessi fare. Voi mi avete spinto a continuare quando tutto sembrava perduto.
sapere che la resistenza era là fuori mi dava speranza. Sembra che le probabilità volgano finalmente a nostro favore.